Per noi è una cosa importante. Mia mamma ha lavorato in questa azienda per tutta la vita, io ho lavorato qui 10 anni, quindi eravamo anche affezionati a questa vecchia fabbrica. Ora abbiamo dei progetti importanti per questa fabbrica perché la vogliamo ristrutturare totalmente, vogliamo renderla una fabbrica sostenibile dal punto di vista energetico, quindi dovrà essere un'azienda green. Inizia da qui la nuova sfida per l'imprenditore Marcello Brizzi, da questo edificio che per 40 anni è stato sede del maglificio Cose di Lana. Nel luglio 2019 Brizzi, ex dipendente che poi si era messo in proprio con l'apertura di una sua azienda, la BMA, che produce capi d'abbigliamento di alta qualità, si era infatti aggiudicato il ramo d'azienda di Cose di Lana. Pochi mesi dopo, circa 5 mesi dopo, è scoppiato il Covid. Eravamo estremamente preoccupati perché poteva essere un salto nel buio. Invece è stata forse anche una scelta vincente perché la crescita della struttura, la crescita della nostra azienda nell'unire le due realtà poi ci ha permesso di ripartire e di acquisire quote di mercato che prima non avevamo. Adesso pure lo storico immobile per circa 1 milione di euro. Si tratta di 7.000 metri quadrati con una palazzina uffici che si articola su vari piani nel cuore della zona industriale di Santa Fiora. Era un'asta che ci doveva essere nel 2019, poi causa Covid è slittata ed è ripresa insomma all'inizio del 2021. Abbiamo acquisito l'immobile che ora rapidamente andremo a ristrutturare. Adesso si inizia così a disegnare la riorganizzazione dell'azienda che nel frattempo ha riacquisito parte delle maestranze della ex Cose di Lana Supermaglia. Noi abbiamo riassorbito tutte le figure che si erano rese disponibili a convertirsi nel settore produttivo. Quindi abbiamo acquisito, credo, oltre 35 persone. Credo che quel bacino lì di persone sia ormai esaurito, nel senso che non ci sono più persone in cerca di lavoro per la parte produttiva. Addirittura questa settimana abbiamo fatto 5 nuove assunzioni che vanno al di fuori di quel bacino perché non c'erano più personale da dover riassorbire da quel bacino lì. Una ricerca di personale qualificato al punto che voi vi state organizzando per formare il personale. Noi adesso stiamo facendo dei corsi di formazione totalmente pagati dalla nostra azienda, insegnando a personale giovane, anche insomma non solamente giovane, personale disponibile a imparare un mestiere che poi può tornare bene nella vita.